stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. 7 punti di differenza in classifica tra Regina e Cosenza. Fino a un mese fa nessuno poteva pronosticare che sarebbero stati a favore della Regina, anche se si è battuta Loviso ed Orazio. Il cross da parte di Loviso, interviene Garufi, la botta poi di Corsi che va a lambire l'incrocio dei pali alla destra di Cucchietti. Comincia a farsi sempre più pericoloso il Cosenza. Baclè, Mendicino, Dorazio di sinistro, Dorazio di prima intenzione, era sicuramente un tiro. Attenzione adesso a Mezzaviglia che recupera un buon pallone, prova a pescare in profondità Porcino. Porcino, lo stop in aria, Pinna, ancora Porcino, Perina col piede ed allontana Pinna. Solita avanzata di Corsi, inesauribile sulla fascia destra. Corsi di prima verso il secondo palo, allontana Di Filippo, il sinistro di Dorazio. La rincorsa di Jacopo Fortunato, soltanto tre uomini in barriera, parte il numero 6 della Regina che impegna Perina. Di questo calcio d'angolo col destro Loviso, lungo verso il secondo palo, la rovesciata con Cucchietti che deve impegnarsi per essere beffato dalla traiettoria del pallone. Al limite dell'area serve Calamai, la scivolata di De Francesco, lo evita Calamai, ancora Dorazio, il cross di prima intenzione per Baclè, fermato in area piccola. Calamai tutto defilato a sinistra, il velo di Baclè, Mendicino, grande giocata di Mendicino, Cosenza in vantaggio all'Oreste Granillo, 55esimo minuto. Poi Sparacello, ancora De Francesco, pallone per Sciamanna, entra in area Sciamanna col destro. De Francesco ad incaricarsi dei tiri dalla bandierina, pallone verso il primo palo, attenzione a Sciamanna, non riesce a liberare il sinistro Sciamanna, però riprende subito a giocare la Regina. Attenzione allo stacco e il pallone che danza nell'area piccola, miracolo di Perina. Riparte Mungo, palla al piede, Mungo sfida tutta la difesa della Regina e cerca e trova Tutino davanti a Cucchietti, grande Cucchietti, poi Statella a porta vuota, esterno della rete, poteva chiuderla qua. Porcino ha avuto la palla dello 0-2 il Cosenza. De Francesco, tiro di De Francesco. Tutino alza la testa, vede lo scatto di Statella, scambiano ancora i due, Tutino in aria, la finta evita Pasqualoni, lo slalom di Tutino che ha scambiato il calcio con lo sci. Da posizione molto defilata, parte il numero 10, pallone in mezzo, va giù Mezzaviglia con i pugni Perina, il tiro di Marino è finita, Regina 0, Cosenza 1, prima vittoria stagionale, festa sulla panchina del Cosenza che si rilancia con l'attento.